idrogeologico, la necessità di ricostruire il Paese secondo criteri rispettosi della fragilità del territorio è ormai sempre più pressante. Nel suo complesso, il presente disegno di legge, rispetto alla quale esprimo un convinto voto favorevole della componente socialista, rappresenta quindi un passaggio fondamentale nel percorso che conduce non solo ad un rilancio ecosostenibile del Paese, ma anche ad un nuovo modo di intendere il governo del territorio improntato alla prevenzione dei rischi idrogeologici e alla tutela dell'ambiente. Grazie. Grazie, è iscritto a parlare Onorevole Parisi, ne ha facoltà. Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole della componente Alleanza Liberal Popolare Autonomie e chiedere l'autorizzazione al deposito dell'intervento scritto, grazie. Ovviamente autorizzato, è iscritto a parlare Onorevole Palese, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, per annunciare il voto di astensione da parte dei conservatori riformisti su questo provvedimento, avendone già apprezzato lo sforzo che si è contemplato nell'adottare questo provvedimento abbastanza importante, però ci sono alcuni passaggi che sono stati evidenziati nel lavoro della Commissione che non ci hanno convinto pienamente e soprattutto il mancato accoglimento di alcuni emendamenti che andava nella direzione dello snellimento ulteriore delle procedure soprattutto autorizzative. Scusi onorevole Palese, onorevole Valente, possiamo farci gli auguri tra un po'. Non ci ha consentito di dare un voto favorevole pieno, ma riteniamo comunque che delle cose positive ci sono in questo provvedimento e auspichiamo anche che possa esserci migliorata e semplificata il problema dell'autorizzativo su cui i cittadini ci tengono molto. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare l'onorevole, ovviamente autorizzato, è iscritto a parlare l'onorevole Baradello, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questo disegno di legge è stato definito l'agenda verde del governo e il collegato ambientale alla legge di stabilità.